Giancarlo Cancelleri, portavoce di un movimento che ha scritto la storia in questi ultimi anni, comunque la si pensi. E in questo momento la Sicilia è anche al centro di nuovi grandi problemi geopolitici, oltre che il fulcro, credo, di una crisi italiana in cui l'AS si dibatte. Buonasera a tutti. Ma intanto, prima di rispondere alla tua domanda, volevo collegarmi ad una delle frasi che ha detto Giulietto proprio in chiusura, quella relativa alla quantità di persone che abitano nel nostro pianeta e alla possibilità da parte del pianeta stesso di sopravvivere alla presenza di tutti questi individui che vivono con un modello di vita che ormai penso che possiamo definirlo da più parti senza sbagliare, che è un modello di uno stile di vita errato, uno stile di vita che sta andando in una direzione che non ha possibilità di né di ulteriore sviluppo neanche di una sostenibilità dal punto di vista ambientale, umano e tutto il resto. Non serve, come dicono molte persone, tornare indietro, serve cambiare completamente direzione, serve fare quello che Rifkin, ad esempio, da molto tempo dice che si chiama la terza rivoluzione industriale, cioè quindi serve cambiare completamente il modello di sviluppo. E per fare questo ovviamente dobbiamo cambiare anche quello che è il nostro vivere quotidiano. Perché mi volevo ricollegare a questa cosa? Perché credo che una parte fondamentale di questo ragionamento abbia a che fare con il cibo. Ormai viviamo in un pianeta in cui probabilmente fra 20 anni, fra 30 anni, fra 50 anni le guerre le combatteremo per le terre coltivabili. Oggi stiamo assistendo a dei fenomeni che, anche questo, i giornali non ve lo raccontano, che sono però aberranti, sono il sinonimo proprio di quella che è ormai una contaminazione errata del fare politica, dello sviluppo in sé. Vi do due dati per farvi comprendere meglio quello che voglio dire, proprio più degli esempi insomma più facili da intuire. La Corea del Nord compra metà del Madagascar, lo disbosca e ci fa cereali, ci coltiva cereali, ci coltiva quello che serve poi al popolo coreano per vivere, per mangiare. E perché non lo fa in Corea? Perché la massiva industrializzazione ha prodotto inquinamento, ormai agli strati anche inferiori, più bassi del terreno, ormai non è più possibile coltivare in quelle zone. Ormai loro hanno desertificato la loro nazione e allora che fanno? Fanno leva sui soldi, sulla potenza economica che sono diventati per andare a comprare porzioni di territorio di chi invece potenza economica non è. Scusa cancelliere, è stato un lapsus, hai detto Corea del Nord? Corea del Sud. Del Sud, mi perdono, Corea del Sud, sì, volevo dire Corea del Sud. Grazie. La parte ricca delle Coree, dai. Corea del Sud, mi perdoni, ho fatto bene a correggermi. La stessa cosa sta facendo la Cina, che va in Africa, va in Darfur, va in altre regioni, dove si ammazzano per un pozzo d'acqua e invece fanno delle serre fotovoltaiche, coltivano tutto quello che c'è, che è possibile coltivare per riportarlo di nuovo dall'altro lato. Qui si apre un problema enorme, che noi invece abbiamo una terra, e qui ora sto minimizzando, parlo della Sicilia, se vogliamo dell'Italia, qui invece abbiamo una terra che ci può dare tanto, che è ancora buona, che ha delle prospettive di sviluppo incredibili. Oggi leggevo un rapporto dell'Agenzia Regionale dello Sviluppo Agricolo che dice che circa il 47% dei terreni sono abbandonati, non incolti, sino abbandonati, e che quindi non c'è neanche messa in essere una legislazione regionale che dà possibilità a giovani o comunque a persone che vogliono interessarsi in questo settore di avviare sviluppo da quel punto di vista. È completamente lasciata lì.
E nel tempo, da quando esiste la, l'Unione Europea, noi abbiamo svenduto quello che era il nostro biglietto da visita, che era la nostra proprietà migliore, il nostro modo di farci conoscere nel mondo, la enogastronomia, cioè quello per il quale veramente in tutto il mondo siamo conosciuti, la dieta mediterranea, i nostri prodotti, qui in zona avete delle eccellenze che sono conosciute ovunque. Perché le svendiamo? Le abbiamo svendute perché ogni volta che si sono fatti degli accordi comunitari relativi alla produzione di derrate alimentari, il blocco nord europeo, quello della Germania, dell'Inghilterra, di tutti i paesi che fanno parte della comunità europea, che sono molto presenti in Parlamento, hanno sempre fatto degli accordi, e fanno degli accordi singolari, fanno degli accordi Marocco-UE, Tunisia-UE, e sono tutti accordi agroalimentari. Ma che può produrre un paese come il Marocco o come la Tunisia? Certamente non produrrà qualcosa che producono in Germania, certamente produrrà qualcosa di più simile alle nostre produzioni mediterranee. E allora svendiamo noi quella che è l'unica possibilità di sviluppo di una regione o di una terra in cambio di nulla. Ora, questo anno di mandato parlamentare alla regione siciliana, al Parlamento siciliano, noi siamo andati a Bruxelles per andare a vedere un po' come funziona, capire anche la programmazione europea, quali sono le possibilità parlamentari che abbiamo per lavorare assieme con chi poi materialmente dà la parte maggiore dei soldi per lo sviluppo della nostra terra. E ci rispondono in questo modo. Cioè, badate bene, dice, voi avete perso tutto, perché ogni volta che si vota i vostri non ci sono mai. Gli italiani sono assenti. Gli italiani sono assenti. E non fa... E beh, ma uno, ce ne sarà anche più di uno. Il 7% non ci va mai, se ah, ecco. L'ho detto ironicamente. No, non conosco i dati, dico, però dico, penso a Giovanni Lavia, che è una persona molto preparata dal punto di vista dell'agricoltura, e sono convinto, dico, però uno non fa la truppa, cioè noi dovremmo fare numero, e dovremmo fare squadra, e dovremmo difendere il nostro territorio, sia che siamo della Val d'Aosta che siamo siciliani. Cioè dovremmo difenderlo in blocco come fanno loro, perché io vi sfido a vedere una seduta del Parlamento Europeo, quando si parla di qualcosa relativo alla Germania, scompaiono i colori, il tedesco e difende il proprio territorio, ma è questo il Parlamento Europeo, noi dovremmo difendere quello che abbiamo di più caro, e non l'abbiamo mai fatto. Allora l'invito, e chiaramente vi prego di non prenderlo come uno spot di campagna elettorale, perché non mi interessa, però cerchiamo adesso in questa... nuova tornata elettorale di mandare gente che si occupi quantomeno della salvaguardia del nostro territorio, che quantomeno abbia a cuore quello che deve andare a fare direttamente a Bruxelles, perché sennò ci siamo svenduti veramente l'ultima cosa che avevamo, e saremo un territorio di conquista per gli altri. E qui mi aggancio adesso alla domanda che mi hai fatto: come territorio di conquista siamo per quella che è praticamente la porta d'ingresso ai paesi nemici dell'Occidente. Noi siamo diventati una base militare. Siamo diventati una base militare senza che nessuno ci abbia chiesto se eravamo d'accordo, senza che nessuno ci abbia chiesto se volevamo cambiare qualcosa, e senza che nessuno ci abbia dato qualcosa in cambio. Siamo diventati una base militare. L'avamposto dell'Occidente lì, in trincea, verso tutti i paesi che vogliono male allo status di vita occidentale, a quello americano e tutto il resto. Guardate che la vicenda del MUOS è molto singolare, i risvolti sono molto preoccupanti, perché se avete seguito la vicenda, almeno quella dell'ultimo anno relativa al governo Crocetta, vi siete resi conto di come ci sono stati dei passi avanti e indietro che sono stati dettati sempre e costantemente dalla politica nazionale. Non è vero che quando in maniera cacofonica Crocetta fa la revoca della revoca delle concessioni, lui dice, ah, qui mi indagavano, io in galera per questa cosa non ci vado, oppure qui ci avrebbero fatto pagare 18 miliardi di euro di penale. Queste erano chiaramente tutte cose da verificare, e io non sono convinto che non sarebbe stato così. Il problema è uno: c'è una sentenza del TAR che arriva in un momento in cui si pensava che questa battaglia fosse persa, e la sentenza del TAR dice, no signori,
Il ricorso che fa il Ministero nei confronti della Regione Siciliana non va bene. E che cosa fanno praticamente? Danno ragione alla Regione, quindi danno ragione a Crocetta, dicendo è giusto che questo popolo si autodetermini e che non voglia questa cosa. Quindi già da un no al Ministero, perché anche lì la vicenda è singolare, lo Stato si mette contro una sua Regione, perché anche questo è l'aspetto che dobbiamo considerare. Passa un mese e il giorno prima, con la sentenza del TAR positiva, con una grande sensibilizzazione da parte dell'opinione pubblica che era tutta pronta a dire finalmente abbiamo un presidente che si sta prendendo una responsabilità e noi lo appoggeremo, perché noi eravamo lì a dirgli dai, cioè non avremmo lasciato solo in questa battaglia, mica saremmo stati degli irresponsabili, capivamo che era un'azione di forza molto cruda, molto violenta da fare nei confronti sia di uno Stato che anche di una nazione straniera. E invece lui il giorno prima della sentenza del CGA molla. Ma molla quando? Molla quando torna da Roma. Molla quando in questo rapporto fantomatico dell'Istituto Superiore della Sanità le tesi contrarie al MUOS sono tutte categoriche. Dicono fa male, dicono no, entro un raggio di 2 chilometri non può esistere un abitato. E c'è tutta una serie di situazioni. Le tesi invece a favore dell'installazione sono piene di infarcite di se, probabilmente, forse. È una relazione del genere, come può diventare il grimaldello che scardina l'idea di Crocetta che è sulla strada giusta e quindi gli fa cambiare completamente rotta e dice no signori, ci dispiace, abbiamo perso, molliamo tutto. E lì l'abbiamo persa veramente la battaglia, perché ormai lo mettono in funzione. Mi dispiace per me, mi dispiace per tutta la gente che vive in quella zona, mi dispiace per tutti coloro che hanno creduto che ci fosse uno Stato di diritto, che ci fosse uno Stato che potesse difendere questi cittadini. Secondo me quella battaglia lì ormai è persa. Che c'è, mi permette, scusa, perché non andava Crocetta dal Papa? Sì. Dato che il Papa... Non so neanche se è credente, quindi non glielo so dire questo. E in questa fase lì subentrano poi delle indiscrezioni. Voi sapete che Zucchetti, il professore del Politecnico di Torino, ha scritto la parte della relazione dell'Istituto Superiore della Sanità come esperto chiamato alla Regione e scrive senza peli sulla lingua, scrive la parte contraria al MUS, cioè nella relazione lui dice questa cosa non va fatta, dà dei dati molto certi, si aggrappa a delle relazioni che hanno studi, tutta una serie, e accusa il governo regionale di aver operato delle situazioni di monitoraggio, ad esempio l'ARPA va a monitorare la emissione delle radiazioni del MUOS. Ma perdonatemi, io sarò anche poco intelligente rispetto a questa vicenda, ma se il MUOS non era in funzione, come fai a monitorare una cosa che è accesa? Cioè, è una domanda non da poco, dico, questa qui. Il monitoraggio andava fatto sui siti già esistenti, si dovevano spendere 2 lire e si doveva mandare questo professore, si doveva mandare l'ARPA in quei siti in Virginia, alla UEI, dove già il MOS è funzionante, andare a verificare, andare a monitorare quello che c'era, almeno questo andava fatto. Ma lì interviene invece il governo nazionale che, se vi ricordate, in quei giorni esce fuori che finalmente sbloccano la storia dell'articolo 37 dello statuto regionale, che finalmente avremo quell'autonomia tanto sperata, che le aziende che lavorano in Sicilia pagheranno le tasse finalmente in Sicilia, anche se hanno la sede operativa fuori dalla Sicilia, insomma una serie di menate che non stavano in aria. Morale della favola, tutto questo si traduce in una marchetta da 50 milioni di euro. Ci hanno dato 50 milioni di euro. La verità è questa, ci hanno dato 50 milioni di euro per far dire al Presidente della Regione, signori, va tutto bene, ma lo avevano fatto anche con Lombardo, perché se vi ricordate prima, quando cominciarono a portare le attrezzature perché dovevano costruire, perché la Russa, l'allora ministro, aveva dato l'ok, ma l'ultima autorizzazione la dovevamo dare noi come Regione, Lombardo disse non se ne fa niente, qui in Sicilia non si costruisce. Poi rimane negli annali che Lombardo nella notte cambia idea e si reca a Niscemi con una dottoressa non meglio identificata, ora non ricordo chi era, che dice ai cittadini testuali parole, trovate i video su internet, vi farete anche 2 risate. La dottoressa, rivolgendosi ai cittadini, dice questo: cioè, signori, il MUOS non fa niente,
fa più male una frittatina, attenzione a quello che mangiate. Dice proprio questo. E quanto le hanno dato alla dottoressa? No, non lo so, questo io posso parlare di dati, cioè, insomma. Che siamo in termini di marchette, diciamo. No, io quella della regione. Per questo adesso è importante, secondo me, lì si ricollega a tutta una politica internazionale, la NATO c'entra, perché la Sicilia e l'Italia sono diventate ormai il campo di addestramento degli Stati Uniti d'America. Noi abbiamo una quantità di basi americane ormai in Sicilia disseminata ovunque, abbiamo tutto strategico. Il MUOS, ormai lo sapete, io lo ripeto ormai semplicemente perché è meccanico, quando mi esce sta parola devo dire anche cos'è, ma lo sapete tutti. E questo di sistema di quadrangolazione satellitare che guiderà i droni, che sono aerei da guerra senza pilota. A voi che cosa pensate? Che nell'ipotesi di un attacco, visto che ce n'è uno in Australia, uno in Virginia, uno alle Hawaii e uno in Sicilia, allora parte un aereo di un nemico che deve andare praticamente a tirare dei missili per tirare giusto sistema di quadrangolazione. In Virginia non ci arriva, in Hawaii non ci arriva, perché prima che arrivano li fanno fuori. In Australia non ci arriva. L'unico bersaglio chi è? L'unico bersaglio è Niscemi, l'unico bersaglio è la Sicilia. I nemici ci sono. Gli nemici ci sarebbero. Quelli che sono. Scusa, va, chi è che. Cioè. Dai, tu dici che non c'è più nessuno? Ma chi c'è da che pongo, no? Cioè, per dire, la Cina che è a migliaia di chilometri di distanza. E beh, guarda che io non sottovaluterei il blocco russo, cinese, non mi sembrano proprio delle. Pensando a queste cose, magari non avverranno mai fra mille anni. Cioè, e quindi ci teniamo. Devi domandarti per... allora a che serve il MUOS, invece di domandarti contro chi è fatto. No, io perché se non ci sono nemici. Non serve, casomai non lo voglio perché non serve. Ma io non lo voglio perché non mi sento sicuro intanto, perché nella Costituzione italiana c'è scritto che ripudiamo la guerra, che non la vogliamo utilizzare come mezzo d'offesa, e quindi tutte quelle cose che vengono, che servono a veicolare questo mezzo, io non le vorrei nel mio territorio, cioè mi sembra anche legittimo. Cerchiamo le opinioni. Io volevo, sulla questione del MUOS vorrei semplicemente dire che mi sembra un po' più complicato. La questione del MUOS mi sembra un pochino più grossa di quello che è, perché non credo che serva soltanto per misurare, per guidare i droni. Il MUOS ha delle antenne che sono state progettate a bassa e bassissima frequenza per detettare i sommergibili nucleari in immersione. Questa è una delle questioni strategiche. Queste sono le 41 antenne. Le 41 antenne. Ma ci sono prime. Esattamente. Sono infatti, già gli anni 70, io metto in discussione non solo le nuove. Ah, è chiaro. È una questione che questo è molto importante. Lo dico perché, siccome mi sono occupato per anni di parità cosiddetta strategica, il sospetto, ma non è solo il sospetto, che queste quattro basi servono a modificare l'equilibrio cosiddetto del terrore. Una volta si diceva MAD, Mutual Assured Destruction, cioè dire mutua distruzione assicurata. Fino a che c'è la parità strategica, la guerra è improbabile. Ma nel momento in cui una delle due parti acquista una superiorità strategica, cioè è in grado di colpire il nemico prima che il nemico possa reagire, questo modifica completamente il patto della guerra. C'è una superiorità evidente, secondo me, ormai, da parte degli Stati Uniti. Più questa superiorità diventa evidente, più alto è il pericolo di guerra. Molto semplice, si tratta di verificare a che cosa serve il MUOS e se questo è effettivamente quello che può accadere. Questo è il punto centrale della questione. E tra l'altro queste antenne, come è stato detto, erano in funzione anche prima. Non è solo che arrivano dalle nuove parabole. Le nuove parabole hanno nuove funzioni e non sappiamo ancora quali sono queste funzioni. E con tutta probabilità, se quello che ha studiato Zucchetti è giusto e anche altri, perché io ho parlato anche con gli esperti russi, queste parabole possono avere una nuova qualità, quella di accecare il nemico, su scala planetaria, non sulla scala locale, perché se tu sei in condizione di accecare tutti i satelliti nemici, anche qui rompi la parità, non c'è più la possibilità di reagire. Tenete conto che i sommergibili in immersione e i satelliti sono quelli che determinano la possibilità dell'altra parte o delle altre parti di reagire in tempo utile a un attacco militare. Quindi se gli Stati Uniti, ed è l'ultimo punto che volevo dire, questa base non è una base NATO,
attenzione, questa base è una base americana, quindi non è la base di un sistema di alleanze, è la base di un paese che noi fino a ieri abbiamo considerato il nostro alleato preferenziale. La domanda che io pongo è: questo è ancora un alleato preferenziale in una situazione in cui dal punto di vista formale non abbiamo nemici? A me non risulta che la Cina sia un nostro nemico, a me non risulta che la Russia sia un nostro nemico, non è scritto da nessuna parte. Quindi a che cosa servono queste cose? E se noi ipotizzassimo che queste cose servono per stabilire il dominio assoluto di un paese, quindi anche su di noi, che cosa dovremmo fare? Questo è il punto che abbiamo di fronte, e di fronte a questo punto noi avremo bisogno di una politica estera di questo paese, che invece non c'è, perché va avanti a 50 milioni di regalie per volta. Questa non è una politica estera, questa è la politica dei servi. E se questa analisi che viene fatta è un'analisi giusta, il problema non è solo quello degli abitanti di Niscemi e dei paesi del circondario, il problema è che i 10 milioni di siciliani sono il bersaglio primo di un qualunque conflitto nucleare. Punto. È bene che i siciliani lo sappiano. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.